La Zero Spreco Academy diventa ufficialmente realtà con l'avvio dei corsi di preparazione ai test d'ingresso di medicina e alle altre professioni sanitarie. È stata infatti la Casa dell'Energia di Arezzo ad ospitare l'inizio dei percorsi formativi con la prima lezione del progetto ideato da AISA Impianti in collaborazione con l'associazione Sagen. Esempianti cerca sempre di darsi da fare tutte quelle che possono essere delle iniziative anche trasversali per restituire al territorio delle energie. In questo caso questi corsi della Zero Spreco Academy sono rivolti appunto alla formazione di giovani che ambiscono ad entrare nelle facoltà di medicina e chirurgia e di scienze infermieristiche e professioni sanitarie. Sono corsi importanti perché sono svolti in presenza, sono 150 ore di formazione e oltretutto tengono conto di quello che è il reddito della famiglia, quindi sono modulati a secondo di quanto la famiglia si può permettere di spendere. In un momento come questo abbiamo pensato che questa poteva essere una forma anche per restituire al territorio e comunque nella direzione della formazione quelle energie che il nostro impianto riesce a ricavare appunto recuperando i rifiuti. Noi abbiamo organizzato con un comitato didattico abbastanza importante su due direttrici che sono quelle che rispondono ai test, proprio alla logica dei test. La prima è una direttrice logico-cognitiva, cioè come si interpretano le domande. La seconda invece è proprio nozionistica, dargli un'informazione di cultura generale secondo anche le linee guida del Ministero dell'Università, in maniera tale che loro da una parte consolidano le conoscenze che dovrebbero già aver avuto nelle scuole superiori che hanno fatto e dall'altra apprendano anche o affinino questi meccanismi logico-cognitivi, quelli che ci portano poi a comprendere e a ragionare sull'essenza stessa delle domande. La prima fase del corso si svolgerà nei locali della Casa delle Energie, la seconda invece presso le sale polivalenti dell'impianto di recupero integrale AISA Impianti in conformità con le normative anti-Covid. Io credo che questo corso sia molto interessante perché comunque ha un effetto positivo e, come dire, una mission anche interessante visto i superamenti degli esami in delle facoltà che poi si sono rivelate cruciali, diciamo, in questa lotta alla pandemia. Ancora di più rappresenta per noi come Casa dell'Energia una ripartenza, finalmente rivediamo la luce. Ovviamente questo centro convegni nel periodo di Covid ha subito una battuta d'arresto importante e cercheremo, diciamo, nel futuro di dare ancora più servizi e cercare di combattere appunto questa impasse che è durata più di un anno. Quindi ben venga questo tipo di evento e siamo contenti di ripartire.